Com'è andato quest'anno agonistico? È andato benissimo, siamo soddisfatti per il numero di atleti che sono venuti, nuovi, per quelli che sono rimasti dagli anni scorsi, per i risultati agonistici e per l'ambiente che si è creato, soprattutto perché è un clima familiare e stiamo bene qua, quando siamo insieme siamo bene. Avete partecipato a molti tornei fuori dalla provincia? Alcuni sì, fuori dalla provincia, in regione, soprattutto verso Genova per quanto riguarda i ragazzini, esordienti A, esordienti B. Comunque avete ottenuto dei buoni risultati quest'anno, no? Sì, quest'anno abbiamo fatto Susanna Rodi, abbiamo fatto cintura nera, abbiamo Gianluca Barbruni che è vicinissimo a prendere la cintura nera per quanto riguarda il punteggio e speriamo in domani che anche lui farà questo torneo e raggiunga la cintura nera. Molti sono gli atleti che frequentano la vostra palestra? Siamo circa, insomma, un centinaio comunque, in genere un centinaio di atleti ce li abbiamo, sì. Si può dire che crescono bene? Crescono benissimo, guarda, i risultati si vedono poi di volta in volta. Dovrei riprendere un bambino appena arriva qua in palestra, i primi passi che fa sul tatami e poi farlo già vedere poi a fine stagione come si è già evoluto negli schemi motori di base, nelle tecniche, in tutto, anche nel comportamento, nella socializzazione. È molto importante questo sport per la socializzazione. Adesso ci sarà la pausa estiva e poi quando riaprirete? Riapriremo i corsi a settembre, in genere iniziamo con l'inizio delle scuole proprio, il giorno stesso dell'inizio delle scuole noi iniziamo, però col reparto agonistico andiamo avanti anche tutta l'estate, faremo anche degli stage nel nord Italia, sì, estivi, e con grandi campioni, di solito in federazione organizzano dei begli stage con grandi campioni, grandi maestri. Giacomo. Ma come Giacomo, il cognome? Guardi. Ma da quant'è che vieni qua a far judo? È tanto? Sì. Ti piace? Simone. Il cognome? Enotarpi. Ti piace far judo? Sì, tantissimo. Mi diverto molto. Tu invece? Davide Caridi. È lo sport più bello del mondo. Davide. Il cognome? Caridi. Ti piace fare judo? Sì. Da quant'è che vieni qua in palestra? Un anno. Ti trovi bene, sì? Sì. Bravo. Tu? Angelani. Ti piace judo? Filippo. Ti trovi bene a far judo? Sì. Vinci sempre o no? Non sempre. Non sempre, allora perdi anche. Sì. Ma chi è il più forte qua? Il maestro. Perché mia sorella ha paura. Luca. Luca come ti chiami? Di Michele. Cognome? Di Michele. Di Michele. E come sei chiamato? Pulce Atomica. Sì. Pulce Atomica. Ma da quant'è che fai judo? Due anni. Due anni, ti piace? Sì. Bravo. Tu? Adriano. Fai judo? Sì. Ti piace? Sì. Tu? Come ti chiami? Federico. Federico, anche tu fai judo? Sì. È bravo il maestro Andrea? Sì. Bravo. Tu? Io faccio judo, mi chiamo Tommaso. Per me è molto bravo il maestro Andrea e mi piace judo. Sono Franco, mi piace molto fare judo e è bravo il maestro. Io invece non faccio judo, però faccio calcio e mi piace molto il mio mister. Dove giochi a calcio? Non lo so dove giochi. Non giochi ancora in nessuna società? No, gioco solo nella Carlin. Comunque mi chiamo Axel. Grazie. Io mi chiamo Evan e amo tanto fare judo. Bravo. Io mi chiamo Edoardo e mi piace tanto fare judo.